riuniti a fare più una lezione che un concerto in una settimana in cui lo show e lo spettacolo impazza intera in Italia, dunque oggi c'è più lezione. Allora, visto che dobbiamo fare una lezione sulla musica e visto che la musica è una di quelle cose dell'umanità che ha a che fare con il tempo, laddove invece le arti figurative, la scultura, l'architettura hanno a che fare con lo spazio, e tra il tempo e lo spazio c'è tutta l'energia che siamo noi e voi, allora visto che siamo qui facendo qualcosa che ha a che fare con il tempo e dobbiamo fare un applauso perché cominciamo, facciamo un applauso. No, aspetta, facciamo un applauso nel tempo, dunque concordiamo un tempo in cui ci diamo un appuntamento e facciamo un applauso. Siete pronti? Siete pronti? Allora, questo brano che avete sentito, è stato composto da un musicista che è considerato il papà della nostra musica occidentale, ovvero Johann Sebastian Bach. Ed è stato composto in un periodo in cui, cioè nella prima metà del Settecento, circa il 723, peraltro è un brano che si è l'aria delle variazioni Goldberg, è stato scritto da Bach perché questo Goldberg, che era un ricco mercante inglese, soffriva di insonnia. Allora gli ha detto: senti, mi scrivi un pezzo lungo, ma lungo. Infatti questo è soltanto il primo di 32 brani, non ve li suonerò tutti e 32 stamattina, dura un'ora e mezza. Ha detto: mi scrivi un brano lungo perché soffro di insonnia, così prendo uno che me lo suona e nel frattempo mi addormento. E così Bach ha scritto un capolavoro assoluto. E l'ha scritto nella prima metà del Settecento, in un'epoca in cui il pianoforte, cioè questo strumento qua, era già stato inventato da un italiano che si chiama Bartolomeo Cristofori, ma non aveva preso piede per niente, non esisteva il pianoforte in giro, anzi Bach pare che nei suoi viaggi l'abbia anche incontrato a un certo punto questo strumento, abbia detto sì, carino, sta cosa che i martelli, quando uno suona un tasto, vedete, i martelli colpiscono, forse da là un po' qualcuno può vedere qualcosa, no? I martelli colpiscono queste corde e queste suonano. C'era invece il clavicembalo che le corde le pizzicava, dunque faceva un suono completamente diverso che adesso vi farò sentire. E dunque io ho suonato un brano scritto da un musicista che aveva in qualche modo anche disprezzato il pianoforte, ma l'ho suonato con il pianoforte. E il pianoforte invece ha continuato sotto traccia a esistere per tutto il Settecento, finché alla fine del Settecento alcuni autori come Mozart e poi soprattutto Beethoven hanno incominciato ad aver voglia di far suonare questo strumento in un certo modo. Hanno avuto proprio il loro bisogno di sentire un certo tipo di suono, un certo tipo di suono che facesse il famoso legato. Per farvi capire vi faccio sentire come funziona, com'è il suono di un clavicembalo, e per questo come esemplificazione vi suonerò un minuetto di Mozart, che Mozart ha scritto quando ancora era presente in tutte le case, come adesso in tutte le case, in molte case nostre ci sta un piano a tastiera, un piano digitale, un pianoforte a coda, un pianoforte verticale, eccetera. All'epoca in tante case ci stava un clavicembalo. Il clavicembalo suona così. Microfono? Sì. Sì, state zitti, mi sentite bene. Se io suono forte, suono forte. Se io suono piano, suono uguale. Altrimenti il pianoforte non si chiamava soltanto questo, no? Allora, Mozart nel 1762, nel gennaio del 62, ha scritto questo pezzo.
Chiara si ricorda almeno dei miei allievi, ma anche della professoressa Chiesa, della professoressa Evaldi. Quando è nato Mozart? Alzi la mano. Facciamo come se fossimo a scuola. Alzi la mano qualcuno. Vai, dillo te in fondo. 1756. Dunque nel 62 quanti anni aveva? 6 anni. 6 anni. Hai cominciato a scrivere questi brevetti a 6 anni, appunto in un momento in cui ancora in tutte le case c'era il clavicembalo. Quando nel 70 venne a Roma con il papà, aveva 14 anni, andò a dormire in una casa a via del Babuino, vicino a via del Corso. E là praticamente ci mette 3 giorni per avere un piccolo clavicembalo dentro casa per poter studiare. Perché una cosa che ci tengo sempre a dire a tutti quanti i miei allievi, che quando uno ha del talento, e Mozart era il talento per eccellenza della musica, quando più uno ha talento e più uno deve lavorare. Non è che perché uno è talentato allora il successo, la fama gli viene gratis. Anzi, è un sacco di lavoro, un sacco di studio. E così lui ha cominciato a suonare questo clavicembalo in tutte le situazioni, se lo portava addirittura nella carrozza, dei clavicembaletti fatti a po' mezzi muti che manco suonavano, soltanto per esercitarsi. Poi piano piano è diventato sempre un po' più, cioè è passato quel tempo, ed è un tempo in cui tra il 1780, 70, 80 sono incominciati a uscire fuori tutti quanti i pianoforti. Non avevano nulla a che vedere con questo, ma il meccanismo del pianoforte, cioè che le corde venivano colpite, cominciava a essere interessante, perché a quel punto si poteva fare il piano e si poteva fare il forte. Si potevano fare tante cose che con il clavicembalo non si poteva fare. Per esempio si poteva suonare una cosa del genere. Sempre un applauso solo, no? Perché si attacca. State perdendo gli applausi. Ho suonato pure male. Ascoltate. Questa qua è una sonata di Beethoven. Beethoven, scritta alla fine del primo 800. Vedete che una cosa del genere, su un pianoforte, su un clavicembalo, non aveva nessun senso, perché non si riusciva a fare quel forte là. Allora, traducendo questo discorso per dei, cioè non come se fosse dei ragazzini di prima e seconda media, ma come se fosse degli adulti, possiamo dire che il senso estetico dei musicisti è cambiato alla fine del Settecento. L'estetica, il bisogno di avere quello, la risposta dalla musica che loro sentivano dentro. Il clavicembalo è stato ed è ancora adesso uno strumento eccezionale, soprattutto per la musica antica, ed è forse uno strumento a tastiera che in realtà nella sua vita, essendo vissuto 400 anni prima del pianoforte e ancora vive, ancora c'è gente che lo suona, effettivamente ha una certa importanza. Ma senza il pianoforte noi avremmo perso tutto un mondo incredibile fatto di un sacco di musiche. Ora io ovviamente mi sono dimenticato di vedere a che ora ho cominciato a chiacchierare con voi, ma dobbiamo tenere stretti i tempi. Allora, con il pianoforte abbiamo avuto modo di poter a dare la possibilità a Beethoven di scrivere delle cose come questo che vi accenno soltanto senza suonarla tutta, che ha una particolarità, è un brano molto famoso che ha una particolarità, cioè il fatto che la mano sinistra fa una cosa e la mano destra fa due cose, cioè abbiamo bisogno di dare una pressione diversa a una mano soltanto e così tale per cui esce fuori che la sinistra e la destra fa due livelli di suono differenti, e questo anche soltanto col pianoforte. Dunque il pianoforte ha aperto le porte in realtà
ha una parte espressiva che poi è stata quella che in tutte le forme d'arte che voi studiate, in letteratura, in storia dell'arte, eccetera, eccetera, è stato il passaggio tra il classicismo, cioè dal momento in cui tutto è perfetto, come Mozart, come il movimento che mi ha fatto sentire, al romanticismo, in cui tutto quanto non è perfetto, anzi deve essere imperfetto, tra virgolette, perché deve colpirci. È chiaro questo discorso? Allora, Beethoven per esempio ha scritto questo. Thank you.